Tra noi il dottor Bartolomeo Allegrini. Chi è che conosce il dottor Bartolomeo Allegrini? Bartolo, direi che la tua passione per la medicina e per la clinica è qualcosa di straordinario, ma soprattutto anche la tua capacità di trasmettere queste competenze a chi ti ascolta. Quindi grazie di cuore. Grazie sempre per organizzare questi eventi formidabili che mettono insieme delle risorse così diverse di esseri umani formati proprio su quell'aspetto di vocazione talentuosa, no? E mettere insieme tante forme. Oggi ho sentito parlare di un mondo e abbiamo necessità di fare un salto in alto, un salto quantico evolutivo. Abbiamo la necessità di far sì che quel talento abbinato alla vocazione, alla passione, diventi servizio per l'umanità. Per diventare servizio per l'umanità, mi allego alle ultime slide che ha fatto vedere prima il dottor Spattini, proprio c'è la necessità di creare team, di sviluppare centri di salute, non costruire cattedrali nel deserto. C'è proprio la necessità di mettere insieme una rete di forze umane con diverse competenze, con la necessità di inglobare in quelle competenze un bisogno, che è il bisogno del paziente moderno, che spesso soffre di solitudine sanitaria, perché è comunque un atto amorevole quello di prendersi cura della persona. Sento sempre parlare, no? Io ho lavorato tanti anni nelle cure palliative, ho sentito sempre parlare del prendersi cura, ma il prendersi cura, se si unisce a un atteggiamento empatico di comprendere l'altro, di cercare di comprendere il nostro prossimo, e noi che siamo sanitari siamo fortunati perché abbiamo il bene più prezioso dell'altro che ci viene messo in dono per essere sistemato, cioè la salute. Che fortuna che abbiamo, no? Considerate che questa diventerebbe virtù. Oggi ho sentito tanto parlare di tecnologia, di metabolomica, di tutto quello che è l'intelligenza artificiale, di tutto quello che il progresso ci sta mettendo a disposizione, no? Anche in campo sanitario, anche se abbiamo visto che a livello di percentuali sono ancora minimi gli investimenti che si fanno in questo campo, no? Sì, grazie. Sì. Tanto se non funziona ci sei tu, dai. Dicevo proprio questo, no? Abbiamo visto anche tutto quello che ha detto prima il dottor Spattini, no? Tutta la varia genomica, no? Microbiomica, tutti questi aspetti interessantissimi, formidabili. Abbiamo sentito parlare di aspetto digitalico e analogico, quindi cervello deduttivo e cervello intuitivo. Dal generale al particolare, come diceva il professor stamattina, la medicina basata sull'evidenza, no? Sta perdendo colpi, perché oggi è proprio la malattia moderna che richiede un nuovo modello, dove mettere insieme le risorse del cervello destro insieme a quelle del cervello sinistro, mettere insieme la tecnologia insieme proprio associata all'intuito, la tecnologia che ci viene in supporto insieme a un modello di salute che riporta il prendersi cura e permette di comprendere i meccanismi intimi, quindi sì, sicuramente l'aspetto analitico, ma anche molta clinica e molto approccio sintetico.
perché abbiamo anche un altro bisogno, quello che purtroppo, ahimè, siccome la politica non è interessata, ma non siamo neanche interessati noi, perché se oggi pensiamo che siamo a Torino e nonostante il livello di relatori che vengono a parlare di questo, di questi argomenti e che hanno esperienza trentennale, siamo così pochi, beh, fondamentalmente bisogna veramente ripartire da zero e possiamo dire che siamo probabilmente nell'anticamera del futuro, che è un termine che io uso ormai da quasi 20 anni, da quando faccio il relatore. E questa è una cosa negativa, quando Giorgio dice la vita è urgente, beh, la vita è urgente, perché lo vediamo tutti i giorni. Prima stamattina Garitano ha parlato della fibromialgia, beh, io vengo dalla clinica medica, laureato da 30 anni, quando ero in clinica medica negli anni 90 la fibromialgia non esisteva. Ora sono diventati tutti fibromialgici, ma ci siamo chiesti che probabilmente nel momento in cui abbiamo dovuto valorizzare dei dati non ci siamo presi cura di quella persona? Se ci è arrivata una persona con insonnia, con dolori, con stanchezza, con un intestino meteorico, con una problematica severa, no, articolare, ed era una di quelle artriti sieronegative, abbiamo lasciato stare quel brodo a cuocere. Abbiamo lasciato stare, come diceva Monica Greco, quel terreno in malattia. Non siamo riusciti a interpretare tutti quei segnali che il corpo dava e che noi invece, con tutta questa rete di informazioni straordinaria che abbiamo, avete visto prima il dottor Spattini, ha parlato di una medicina meravigliosa, ma dovremmo far stare qui 7.000 politici nella prima fila, perché devono investire, perché se non si investe chi deve sopportare i carichi economici? Tanto se non li sopportiamo prima, li sopporteremo dopo. Ma dopo, ve lo dice uno che ha lavorato 18 anni nelle cure palliative, per 8 anni ho gestito RSA, dopo il dolore è molto di più. E quindi, siccome non siamo nati per essere accompagnati dal dolore, no? E probabilmente stiamo proprio sbagliando direzione. E oggi la tecnologia, S-Drive, no, sono qua per far vedere l'esperienza clinica, perché Giorgio a questo punto, dopo la lezione del dottor Spattini, che parla a fare di medicina funzionale, scusatemi, cioè ha parlato brillantemente Massimo, vi faccio vedere qualche caso clinico di S-Drive, di come attraverso lo strumento, questo strumento di interpretazione epigenetica, di indicatori epigenetici, noi possiamo entrare nel mondo del nostro paziente, cercare di coordinare tutta quella rete di fattori che comunque comunica col mondo PNE del paziente, cioè non esclude nessuna parte, non esclude né la parte psicologica, non esclude la parte del sistema nervoso, sia nell'ambito del sistema nervoso vegetativo, sia nell'ambito del sistema neuroendocrino. Va a lavorare anche sulla parte ormonale del paziente, va soprattutto a confrontarsi anche col sistema immunitario e va attraverso un tipo di lettura, che è un tipo di lettura molto raffinata, dopo la mia ci sarà la relazione anche della dottoressa Wulfart, che si è innamorata, no? È un professionista di Torino che si è innamorata di S-Drive e che veramente attua questa metodica in maniera brillantissima. E beh, dire che noi siamo comunque orientati, no, da sistemi che cercano di lavorare per mantenerci in equilibrio, no? Questi sono tutti concetti. Vedete, a me piace far vedere questa figura, questa slide, dove mente, sistema, diciamo, nervoso in generale, e sistema biochimico e sistema strutturale, tra di loro intersecantisi in continuazione, inquadrate dal terreno costituzionale, possono permetterci veramente di aggiungere una rete di informazioni importanti nell'interpretazione dei fenomeni
clinici del paziente. E sappiamo l'importanza di tutte le regolazioni, soprattutto della regolazione fra una grossa struttura che è stata citata anche dalla dottoressa Greco, l'ipotalamo. L'ipotalamo è una delle più grosse spie del nostro organismo. Diciamo che lo trattiamo poche volte, l'ipotalamo. L'ipotalamo è una grande console dove arrivano informazioni a più livelli e dove si scatena poi il putiferio quando queste informazioni non sono idonee. E comunica con diversi assi di regolazione, ha fatto vedere prima il dottor Spattini tutti gli assi di regolazione ormonale, ma stamattina parlava Monica dell'asse leptinico. Beh, l'ipotalamo è protagonista in tutte le malattie in cui i disturbi si cronicizzano. E spesso la problematica ipotalamica è controllata da una cattiva gestione di una struttura che è praticamente la ghiandola pineale, che è in netta interconnessione con l'ipotalamo e che governa moltissimo quello che è un equilibrio armonico del nostro organismo. Dal test drive, spesso attraverso una serie di indicatori, noi possiamo andare a comprendere l'attività ipotalamica, possiamo andare a comprendere l'attività della ghiandola pineale e questo, credetemi, è un grosso supporto quando dovete lavorare su disturbi cronici, sulle malattie croniche, è fondamentale. E nell'ambito della regolazione dell'energia, no? L'ipotalamo è anche una grossa spia dell'invecchiamento biologico. Pensate invece a questo protagonista, spesso ahimè dimenticato, la matrice, tessuto connettivo, il connettoma, ma il tessuto connettivo in generale che non è, diciamo, sganciato dal sistema immunitario, ma che grazie a particolari abilità e attraverso dei grossi modulatori che sono non solo l'asse di regolazione HPA, che è praticamente l'asse fra l'ipotalamo, l'ipofisi e la corteccia surrenalica per stimolare la produzione di cortisolo, ma anche attraverso la liberazione di istamina, e abbiamo sentito stamattina parlare molto di istamina nelle patologie soprattutto citate dal dottor Garitano e dalla dottoressa Greco, beh, considerate che la matrice ha un grosso compito nella regolazione sistemica, ma ahimè anche la matrice è spesso dimenticata. Ci sono tanti indicatori nel test S-Drive che ci richiamano verso una comprensione dell'attività del connettivo di quel paziente. Questa è una fase, la fase di commutazione vegetativa di Hof, dove intervengono delle autoregolazioni importanti per favorire sia l'attività catabolica e quindi l'attività iperossidatrice, l'attività del mitocondrio, l'attività di tutti i sistemi iperossidatori, di quelli che producono energia, l'attività istaminica. E la fase invece di tipo alcalotico, vagotonica, dove praticamente si ha un recupero, un reset della materia che si è consumata, del materiale che si è consumato e quindi l'armonia di questi sistemi ci permette di mantenere una salute. Dal test S-Drive spesso vengono fuori una serie di indicatori che dimostrano che questo tipo di regolazione è saltata e quando salta questa regolazione siamo di fronte solitamente a un disturbo cronico. E tutta la regolazione citochinica attraverso i linfociti, la bilancia di H1, immaginate quante cose possono correlarsi poi a quello che vedremo fra poco nell'ambito dei casi clinici. Questa parte, comunque le slide sono a vostra disposizione, non ho molto tempo per mostrarvele. E chiaramente l'attività di grossi regolatori ormonali, fra cui l'asse tiroide-paratiroide, l'asse midollare del surrene, corticale del surrene, sono due assi importanti di regolazione. Considerate
che voi dovete sempre fare i conti con queste fasi. Quando avete un paziente dovete comprendere in quale fase questo paziente si trovi. Se è una prima fase di allarme in cui l'attività surrenalica, soprattutto quella midollarica e quella tiroidea, tende ad essere vitale e aumentata, a una seconda fase di adattamento, che è spesso quella in cui troviamo molti pazienti, in cui si ha un indebolimento, no, dell'attività tiroidea e anche il surrene, piano piano, se viene stimolato, viene a iniziare anche un suo indebolimento, fino a che nella terza fase, no, quella fase di, diciamo, resistenza, inizio, esaurimento, abbiamo praticamente le surrenali che tendono a indebolirsi e quindi abbiamo tanti pazienti che arrivano da noi, come diceva prima il dottor Spattini, non con surrenali cariche ma con surrenali scariche, e considerate, vediamo molti pazienti in quarta fase, in fase di esaurimento avanzato. E dal test test drive, ora vi farò vedere qualche caso clinico, noi possiamo interpretare anche il livello di fase. Questa è una parte di cui io sono innamorato, che è la parte delle costituzioni. Chiaramente noi abbiamo con Giorgio una scuola di alta formazione dove inseriamo nell'ambito delle varie lezioni che si svolgono notevoli argomenti di vario livello, ma anche le costituzioni in una chiave interpretativa moderna. E la chiave interpretativa moderna prevede il riconoscimento del biotipo attraverso questi diversi livelli di regolazione: una regolazione neurovegetativa, una regolazione energetico-metabolica, una regolazione ormonale, una regolazione ossigenoide, una regolazione secondo lo stato ossidativo del paziente, secondo l'equilibrio acido-base, l'aging, la bilancia TH1-TH2, le disbiosi biotipo correlate, la flogosi e la regolazione dello stress biotipo correlato. Quindi attraverso lo studio delle costituzioni noi possiamo andare a intersecare tutta questa rete dei dati. Attraverso S-Drive possiamo arrivare prima a capire il tipo di dominio, di coerenza di quel sistema, ora ve lo spiegherò, che sta andando a interferire sugli altri. Per cui capiterà che viene fuori al primo posto ormonale, ora vedremo un test S-Drive, dove se vi viene fuori un test in cui al primo posto il sistema vi segnala ormoni, voi dovete essere bravi o bravi a interpretare quel segnale e andare a direzionare quel sistema secondo l'indicazione che viene segnalata dal test. Ecco perché possiamo fare veramente il salto di qualità. Questi sono aspetti collegati all'ormonoregolazione costituzionale, tutte le varie, la parte dello stato ossidativo, equilibrio acido-base. Questa parte riguarda, poi ne hanno parlato ampiamente stamattina, soprattutto il dottor Miceli. Questo libro ve lo consiglio, La modulazione fisiologica d'ossigeno on demand. È un libro eccezionale e chiaramente questi sono studi sul self-food. Passiamo ai casi clinici che vi ho portato sulla lettura e interpretazione dell'S-Drive. Chi di voi utilizza S-Drive? Quindi, diciamo, una piccola percentuale, però ci siete. Questo primo caso clinico è una ragazza di Cava dei Tirreni, 34enne, che mi chiama per una condizione di difficoltà deambulatoria da qualche mese, stanchezza cronica. L'ultimo medico che l'ha vista sospetta una sindrome fibromialgica. Lei ha già tentato, è un tecnico di laboratorio, ha a che fare, lavora in ospedale a Sarno, e è stata già vista dai diversi medici del settore, quindi ortopedico, neurologo, fisiatra, quindi i soliti percorsi. Non ha ottenuto benefici. Lei mi dice che chiaramente ha dovuto fare, anche se era contraria, le dosi vaccinali. Prima non soffriva di niente, anzi era una runner, e quindi lei, non dico che voleva tornare
Viviana a correre, ma almeno a camminare bene. Mi ha chiesto un aiuto perché mi ha conosciuto tramite una paziente di Genova. E io ho fatto il test S Drive, questa è la prima pagina, la pagina riassuntiva, la pagina 3 che io vedo per prima, dove ci sono una serie di alimenti che vengono esclusi, e dove viene fuori poi, no, una serie di indicazioni che permettono di orientare, no, attraverso questo test anche una serie di esami da poter far fare alla paziente, perché è giusto, non è, cioè non è che questo test vi esclude poi la possibilità di fare anche altri test, assolutamente. Però considerate che in questo caso viene fuori un'alterazione nella sintesi proteica, del metabolismo degli acidi grassi, del metabolismo degli zuccheri, e dal tipo di indicatori viene fuori carenze vitaminiche, mineraliche, e soprattutto quello che mi colpisce a livello dell'indice di resistenza post virus e parassiti. In più carenze di antiossidanti, una serie di alimenti da evitare e anche di additivi da evitare. La pagina 5 riporta, e la pagina 7, vedete, riportano dati sull'attività del sistema immunitario e dell'intestino. E da questi dati esce fuori uno stato di tipo, vedete, un valore 34, stress ossidativo, sono valori numerici che ci permettono di marcare il tipo di attività che sta mettendo in atto quel sistema per difendersi da qualcosa che sta infiammando. L'indicazione della pagina intestinale poi di parassiti, ma quella che poi sono andata a cogliere qua nell'aspetto circolatorio, anche problematiche che racchiudono proprio una difficoltà nel metabolismo ossigenoide del microcircolo. Quindi voi poi potete usare quello che volete, uno può fare la ricerca di microscopia in campo scuro, può utilizzare altre modalità, però voglio dire, io mi sono fidato del test, perché quando si prende in mano un test e lo si sviluppa, bisogna anche dare fiducia al test per le informazioni. E vedete, questa era la pagina delle sue resistenze microbiche. Cioè l'attività del sistema immunitario di questa persona era un'attività che era sintonizzata su una risposta di tipo immunitario con l'indicazione post virus così ampia, per cui io sono andato a cercare le riattivazioni virali dei virus erpetici, e praticamente in questo caso il risultato è stato questo, che abbiamo soprattutto scoperto una riattivazione da Epstein-Barr. Sì, prego, prego, scusami. E praticamente dopo il primo mese di cura, quindi la cura, perché è stato importante scoprire questo? Perché scoprendo questo io ho iniziato a lavorare su stress ossidativo. Quindi poi con lo stress ossidativo è chiaro, io ho usato con questa persona dei prodotti, fra cui il self food, ma in alcuni casi consiglio zonoterapia, in altri casi consiglio flebo disintossicanti, cioè voglio dire, faccio fare la crapu, o dipende, no? Dipende dalla clinica della persona, chiaro, no? Poi supporto anche i sistemi con una alimentazione adeguata, in questo caso ho fatto ridurre, ma già lei era una brava Viviana, era una già che si curava con l'alimentazione, non era una trascurata. La differenza è stata che già dopo il primo mese questa signora ha incominciato a camminare normalmente, ha iniziato ad avere benefici sulla stanchezza, ha iniziato ad avere notevoli benefici. Questo è un test dell'ottobre del 2022.
Viviana a luglio è stata nel mio studio di Monopoli, di Cava di Tirrenio, sono pugliese, è voluta venire a portarmi, intanto questo è un test, vedete? Allora, dopo tre mesi, facendo il test, questo è un dato molto importante per chi usa S-Drive o per chi vorrà usare S-Drive, cioè il test S-Drive non è che dovete cercare la miglioria del test necessariamente, il test S-Drive in quel momento vi sta dando una misura del momento quantico di quella persona. E quando voi, stamattina Monica Greco ha parlato della legge di Hering di vicariazione, voi state facendo una vicariazione, quando iniziate a smuovere un'infiammazione di un certo tipo, poi successivamente, vedete, sono usciti fuori, vedete come si è pulita la pagina del sistema immunitario? Infatti la ragazza, la Viviana, stava molto meglio, vedete? Anche l'intestino, sono di meno gli indicatori, il valore è sceso, è andato da 85 a 38, quindi sta andando verso una normalità, questa è biofisica applicata alla medicina, eh? Non sono valori ponderali, sono sistemi quantici che vengono letti secondo poi la definizione di particolari algoritmi. Peraltro il test viene seguito in ambulatorio e arriva dopo 13 minuti, quindi un grosso vantaggio. Questo è uno dei tanti casi che ho avuto, eh? Io sono un elettroacupuntore di Fol, quindi uso biofisica dal 99, da quando faccio questa professione. Quindi io usavo le AV e ora da 5 anni e mezzo uso S-Drive. È chiaro che l'esperienza... Sì, le domande poi le facciamo dopo. Oppure fammela tranquillo. Sì. Beh, è una differenza importante perché il mineralogramma vede solamente i minerali e quindi da lì misura alcune caratteristiche, il neurovegetativo e altre cose. Qua, sì, però qua, questo è sul bulbo. Il test S-Drive viene prelevato, vengono prelevati 3-4 bulbi e è un test che viene effettuato attraverso una bobina, che si chiama bobina di Tesla, è praticamente un test quantistico, biofisico, quindi vengono, diciamo, dal bulbo, vengono analizzati, scannerizzati attraverso dei biofotoni, è come un codice, no? a barra, e quindi viene fuori una strategia. Poi dovete essere voi protagonisti, chi si approccia alla medicina sistemica solitamente fa una medicina delle 4P, no? Come hanno fatto vedere prima il dottor Spattini e altri colleghi che mi hanno preceduto. Quindi una medicina personalizzata, si chiede la storia della paziente, si perde un po' di tempo, certo, non può essere la vista di 15 minuti dell'ambulatorio di dermatologia del policlinico che purtroppo ha 40 pazienti e il collega, poveretto, deve fare 40 pazienti in 8 ore, in 10 ore, quindi non ci mette più di 10 minuti. La medicina che vogliamo fare noi è un'altra, che abbiamo scelto di fare, è un'altra, no? È quella del prendersi cura della persona, di vederla nei suoi aspetti particolari. Scoprire che dopo qualche mese escono fuori i metalli tossici è una fortuna, perché il terreno con metalli, no? Che era stato, chissà, proprio di questa persona che prima di lavorare a Sarno lavorava ad Acerra, e per chi di voi conosce la terra dei fuochi, Acerra è come Taranto, no? Quindi, e stranamente dopo 3 mesi sono venuti fuori i metalli tossici, quindi abbiamo continuato a lavorare sulla salute della persona attraverso anche una chelazione, attraverso continuando a lavorare sul mitocondrio, continuando a lavorare sul fegato, continuando a lavorare, insomma alla fine questa ragazza è tornata in salute, non assume farmaci, non gli funzionava l'antidepressivo, non gli funzionava il Flexiban, era andata anche a fare una seduta di ozonoterapia, ma purtroppo se uno fa l'ozonoterapia e ha una riattivazione virale, l'ozonoterapia, come tutte le tecniche di pulizia, può creare all'inizio un po' di peggioramento e quindi uno si spaventa. E quindi noi abbiamo la possibilità, ecco perché vi dico, il lavoro in equip. Io avevo creato un centro a Monopoli, dove nel 2010, si chiamava Medibio,
dove eravamo in equipa a lavorare sui pazienti. Io avevo lo zonoterapeuta, io avevo la riflessologa, avevo la ayurvedica, avevo la mental coach, avevo due nutrizionisti, avevo due osteopati, una posturologa, avevamo terapia biofisica. Era un centro con 42 operatori di medicina integrata. Questi sono i centri che bisognerebbe proporre alla politica, ma se la politica non vuole ascoltare, ci dobbiamo armare di qualcosa che ci unisca in un linguaggio comune. Ed S-Drive ci sta offrendo questa opportunità. Ci sta offrendo un'opportunità di avere, no, una sorta di comunicatore, che è questo test, che permette di unire più consulenti con diverse competenze per poter raggiungere lo stesso obiettivo, anche stando a distanza, perché la rete oggi si può creare anche a distanza. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, perché essendo, diciamo, la mia relazione soprattutto di tipo clinico, voglio dire, sono qui a rispondervi senza problemi. Però è stato importante vedere, vedete come, torno indietro, la pagina 3 è migliorata nettamente, però nella pagina ambientale, vedete, sono venuti fuori i metalli tossici. E qui, che cosa è successo? Vi ricordate tutto quel giallo, quell'arancio, che c'era post-virosi, parassiti? Non c'è più niente. La paziente nettamente migliorata. Questo è un caso emblematico. È un caso emblematico di come, quando ci affidiamo alla medicina del protocollo, quando diventiamo numero, quando non veniamo letti, il rischio è che si arriva, come questa donna, Alessandra, di calabrese di origine, ha vissuto tanti anni a Napoli, trapiantata a Udine, perché il marito finanziere è stato trasferito otto anni prima della visita. Parliamo della visita, è stata fatta nel settembre del 2022, quindi 8 anni prima trasferita a Udine. Questa signora è arrivata in studio da me con la richiesta di aiuto, perché aveva iniziato a fare delle sedute di acupuntura, ma la dottoressa che pratica acupuntura a Udine, la dottoressa Sinicco, ha S-Drive e le ha fatto il test. Mi ha chiamato e ha detto: dottor Allegrini, guardi, c'è questa paziente con una forma di artrite reumatoide importante, con screzio anche lupico, una sorta di atteggiamento anche come lupus sistemico, che è seguita dal centro di reumatologia del Policlinico di Udine da un medico in gamba, un professore conosciutissimo, però non risponde più ai farmaci. È la storia di molti pazienti. Non risponde più a farmaci che sono importantissimi, perché la signora aveva già provato diverse terapie e questi farmaci si chiamavano Plaquenil, si chiamavano azatioprina, che è un farmaco che viene usato anche nei trapianti. E non rispondere a questi farmaci per la signora era delirante, perché la signora non stava bene, aveva sintomi importanti, aveva soprattutto stanchezza, insonnia, i sintomi, no, ormai che presentano molti, no? Defluvium telogenicum, perdeva capelli in continuazione, per una donna, anche una bella signora, perdere capelli è un problema. Era gonfia, diceva: dottore, mi sono gonfiata, mi sono ingrassata, in verità dalla bia risultava soprattutto una compartimentazione dell'acqua disastrosa, cioè l'acqua extracellulare era superiore all'acqua intracellulare, e quindi nessuno le aveva praticato drenaggio, nessuno aveva fatto un lavoro sul mitocondrio, nessuno aveva fatto un lavoro di reset del sistema. No, si era lavorato solo, neanche la dieta, gli era stata consegnata un'alimentazione, mangia quello che vuoi. Questa signora ha fatto S-Drive
al primo posto veniva emozioni, sistema adrenergico, che viene indicato soprattutto quando il simpatico è in grosso calo. Quando il simpatico è in grosso calo, ve lo dico per esperienza, il test segnala adrenergico. Intestinale e poi sistema gastrointestinale. Allora è chiaro che stiamo parlando di una malattia autoimmune e l'intestino, diciamo fra virgolette, dal reumatologo o dal medico che si occupa di malattie croniche autoimmuni viene considerato zero. Il test del bulbo invece ci dice: guarda, dottor Allegrini, vai a lavorare su questi aspetti, cerca di capire, e ho cercato di capire che cosa indicava l'intestino. Come vedete, anche in questo caso, fra gli indicatori, oppola, qua non si accende la... Al primo posto, quando vedete la linea resistenze, si chiamano resistenze gli indicatori microbiologici, perché siccome il test S-Drive nasce come test di salute, se fossero stati chiamati microbi, capite bene, cioè se fossero state chiamate microbiologiche, capite bene che sarebbe stato un test non possibile da diffondere. Non l'avrebbero fatto diffondere con così facilità. Resistenze microbiologiche, così non insospettiamo nessuno, perché ancora che pensano che i capelli veicolano virus o batteri, capito? Quindi post virus e parassiti. Anche qui, stranamente, che in ambito immunologico sono peraltro gli identificatori di due attività completamente opposte, che sono le attività del TH1 e del TH2. Quindi in questi pazienti c'è spesso una distorsione del sistema immunitario, ecco perché poi a un certo punto non rispondono più neanche alle terapie immunoregolatorie, quelle che si chiamano immunosoppressori, no? Perché fondamentalmente non si va alla sorgente, non si va lì dove si è innescato il meccanismo. Il meccanismo, la signora, mentre la signora di prima, Viviana, era una persona vaccinata, questa signora non si è vaccinata, perché avendo questa malattia ha evitato di vaccinarsi. D'altronde lei, una maestra della scuola dell'infanzia, da quando ha sviluppato a 34 anni l'artrite reumatoide, Alessandra non ha mai più frequentato le scuole, perché avendo dei gravi dolori agli arti, soprattutto alle mani, capite bene, per una maestra di scuola infantile è molto difficile praticare. Ecco emozioni, emozioni. Che è successo quando ti sei trasferita da Napoli a Udine? Hai avuto qualche trauma importante? C'è qualche ferita? C'è qualcosa da... Andate a vedere. Si fa squadra, si fa valorizzare il dato anche psicologico, emotivo, si fa squadra con i nutrizionisti. A questa signora è stata affidata una dieta antinfiammatoria che le ha permesso in 2 mesi di perdere 10 kg e di risolvere i dolori. Io ho fatto ben poco, se non scoprirli anche in questo caso. Una riattivazione. Considerate che i segnali non erano molti, però quando sono andato, perché questo succede anche quando fanno i pazienti molti farmaci, perché più teniamo questi pazienti in cottura, più l'aspetto biofisico di rilevazione del segnale si intorpidisce, perché questo è un tentativo dell'organismo di darci proprio quell'idea che noi chiamiamo poi medicina di precisione, medicina di segnale, di una serie, di una rete di sistemi che non sta in adeguata, no, attività e soprattutto non è sinergizzata. Quindi più indicatori abbiamo e più abbiamo la possibilità di intervenire facilmente. Meno indicatori abbiamo, possiamo sempre intervenire, ma là bisogna anche aumentare l'abilità. E considerate che anche qui la pagina degli indicatori di resistenze era questa qua.
E quindi lavoro banale, con un drenaggio banale, con un lavoro di microimmunoterapia fatto con questa signora. Questa signora dall'ottobre del 2022 ha abbandonato completamente i farmaci, ha migliorato nettamente la qualità della sua vita, ha recuperato l'energia, ha recuperato il sonno, ora dorme, è sana, si muove, è tornata a fare la maestra, non prende più farmaci. La eliminazione dei farmaci è corrisposta anche con un miglioramento dei fattori del complemento e soprattutto dei globuli bianchi, che da 2090 sono passati a 4800. È una signora che non ha avuto più reattivazioni erpetiche, perché era 4 anni che già ogni anno aveva un'attivazione erpetica soprattutto da herpes zoster, peraltro localizzata in diverse sedi. È una signora che è tornata a vivere. Quindi è bastata l'indicazione, in questo caso le ho scoperto anche qui una riattivazione virale, e considerate che sono diventate molto più frequenti ora. Quindi io vi invito ad andare sempre a cercarle. E qua stiamo proprio in un sistema che sta continuamente infiammandosi, che sta depletando il suo patrimonio, perché la salute, l'abbiamo visto prima dal dottor Spattini quando è dedicato alla salute, è l'equilibrio fra ciò che ci fa star bene e ciò che ci disturba. Noi dobbiamo implementare i fattori che ci fanno stare bene, oppure cercare di annullare quelli che possiamo chiamare fattori epigenetici, possono essere dei fattori di disturbo. Questi sono gli S drive e successivi controlli. E questi S-Drive sono serviti per andare a continuare il lavoro. Vedete, è cambiato l'indice di resistenza, non c'è più la post-virosi, come prima sono comparsi i metalli tossici, ora sono comparsi i batteri. La signora soffriva di infezioni cistitiche da Escherichia coli, quindi chiaramente avesse studiato qualcuno il suo microbiota a 22-23 anni, probabilmente avrebbe scoperto un'alterazione del microbiota, e quindi quel microbiota alterato non avrebbe poi, diciamo, creato tutto il resto. Perché poi quando voi andate a vedere dall'Est Drive, vedete, come ha detto stamattina Monica, come la cipolla, no? Il bulbo della cipolla. Viene fuori la parte superficiale, poi ne togliete una e poi la successiva. Quindi immaginate, con un test che vi arriva in 12 minuti, immediato e a basso costo. Che grossa opportunità che abbiamo. L'abbiamo perché, chiaramente, ora abbiamo anche un po' di casistica. Possiamo gridare più forte, no? Se andiamo ai congressi, Giorgio, no? Ci possiamo permettere di alzare la voce, di non convincere nessuno, ma di cercare di convogliare quelle che veramente vogliono usare il loro, quelle persone che vogliono usare il loro talento con scopo missionario, no? Verso una nuova luce. E questa è luce, questa è energia. Queste sono informazioni che la tecnologia ci fa derivare attraverso l'energia. E per me, che nasco come omeopata, per me è un ritorno. Giorgio, mi dai un colpetto? Ok. Questo è l'ultimo. Scusa, ok. Questo è l'ultimo. Nell'ultimo, vedete, c'è solamente una traccia di funghi. La signora ha detto, questo l'abbiamo fatto praticamente a febbraio, la signora ha detto: dottore, mi deve perdonare, ho fatto uno sgarro. In che senso ho detto? Ha detto: sono stata a Napoli da mia suocera e sinceramente non potevo fare a meno di mangiare tutte quelle bellezze gastronomiche, chiaramente ricche di glutine e di tanti altri alimenti. Per cui la perdoniamo, soprattutto perché sono già... Fra poco facciamo 18 mesi che la signora non solo non prende più farmaci, ma soprattutto vive senza dipendere neanche da un integratore, se non il self-food. E questo è molto importante, perché la signora a 42 anni ha acquistato una capacità
di gestire la propria vita cambiando il suo stile di vita, e anche se sta nella fredda Udine ogni mattina 3 volte a settimana si alza prima dal letto e si fa una bella passeggiata di un'ora, ha iniziato a cambiare alimentazione. Quando è uscita col cartellino dell'ospedale è stata scritta dal collega, è stata scritta riferisce netto miglioramento di tutti i sintomi, elencati tutti i sintomi migliorati, dice di fare una dieta antinfiammatoria, quindi chiaramente vi faccio capire, no? A che punto stiamo, cioè l'ospedale che chiede al paziente che dieta fai, la paziente dice ma il dottore ha detto è una dieta antinfiammatoria, vabbè, ma tanto per potenziare l'informazione gli ho detto così, però è riportato, se qualcuno vuole io ho la fotocopia sul mio telefonino della dimissione ospedaliera, me la tengo bene così mi ricordo anche di questo. E questo invece è un caso di fibromialgia, è una ragazza che il 12 maggio 2022, il 12 maggio sapete che cos'è? È la giornata mondiale dei fibromialgici. Vengo invitato in una pineta, in una cittadina vicina a Monopoli, si chiama Castellana Grotte, famosa per le grotte, e in questa pineta delle grotte di Castellana c'è un gruppo di 30 donne, la fibromialgia, Antonio, è una delle patologie donna, come tante patologie, no? La vulvodinia, prima parlavamo, no? Della corteccia frontale, di tutto quello che significa, no? Patologie donne, come mai? Molte malattie autoimmuni sono donne, molti dolori cronici sono donne, tutte donne, come mai? E là dovremmo lavorare, no? Vabbè, questa è un architetto, Giorgio viene raggiunto dalla mia telefonata dopo quell'incontro pomeridiano in quella pineta, Giorgio mi presta 10 S-Drive e io mi metto a disposizione di 10 di quelle persone che avevano scelto di fare questo test. Una di loro, Ornella, è una giovane donna che da 4 anni ha iniziato a manifestare dolori, stanchezza, proprio tutti i sintomi tipici, no? Quei sintomi vaghi dove uno fa tanti accertamenti e non trova niente, ma niente. È sotto terapia, in particolar modo prende il Deniban, è una benzodiazepina, il Deniban, per chi di voi non lo conosce, è amisulpiride, è una sorta di antisivo, e la benzodiazepina viene data a basse dosi, spesso dai medici, quando non sanno che fare. Io la inquadro costituzionalmente, la vedo, lei è una che si affida, le informazioni che arrivano dal bulbo sono molteplici, parliamo di una signora che non aveva mai sofferto di intestino, però stranamente dal test S-Drive al primo posto viene fuori equilibrio microbico intestinale. Equilibrio microbico intestinale è in questo caso, insieme ad altri fattori, vedete, emozioni, sintesi proteica, metabolismo degli acidi grassi, e al primo posto come indicatori proprio gli acidi grassi, che sono spesso dimenticati da noi medici, ha fatto vedere prima il dottor Spattini l'importanza, no, dell'utilizzo degli acidi grassi in tutti gli ambiti. Sì, sì, no, tranquillo. Dicevo, la cosa importante è stata proprio questa, cioè noi attraverso questi dati, vedete, questa pagina è una pagina molto chiara, la pagina 5. Nella pagina 5 c'è una parte bassa, da dove indica sistemi di supporto, che indica quelli che sono i substrati disturbanti, infiammatori di quel sistema biologico. E qui indicava funghi, più elettrosensibilità. Nella parte alta, che qui vedete è molto rappresentata, vedete quanti quei colori verdi accesi indicano le carenze funzionali. E quella parte verde alta indicava uno stato disnutrizionale. Cioè questa signora di 42 anni era disnutrita. Quindi non era
la forte infiammazione, il caso che vi ho fatto vedere prima, il problema era la disnutrizione. E quindi ho iniziato a lavorare con una serie di integratori funzionali e lavorando anche sulla sua candida intestinale, che chiaramente approfittava di quel basso livello di vibrazione che si era intersecata ad un altro problema che poi è emerso dal secondo test del bulbo che io ho eseguito 3 mesi dopo. Il secondo test del bulbo che ho fatto ha fatto emergere ancora di più una problematica di inquinamento elettromagnetico, per cui la signorina, oltre che acquistare la scheda da Giorgio, tu ti ricordi quella telefonata che ti ho fatto, ha modificato una cosa importante. Perché? Perché ha iniziato a vedere la differenza che aveva nei sintomi. Cioè è iniziata a migliorare subito, ma dopo 3 mesi le ho detto: senti, ma dove vivi? E beh, io vivo di fronte a casa di mia madre ha lavorato 35 anni in Regione Puglia, è stata la segretaria dei più grossi presidenti della regione, fra cui Fitto, Vendola ed altri, Emiliano, è in pensione da 2 anni, mamma mi ha costruito, ho studiato architettura a Siena, sono rientrata in Puglia e praticamente da allora, da quando sono rientrato in Puglia, in questa casa, ho iniziato ad avere questi dolori. Inquinamento elettromagnetico. Ho fatto una valutazione indoor, l'ho messa a disposizione un'azienda con cui io collaboro dal 2012 di Milano, e praticamente ha fatto questa valutazione e lì la prima cosa che ha fatto si è trasferito in un paese che si chiama Giovinazzo per 4 mesi. E ha notato, insieme alla mia cura, mentre si riprendeva, mentre è ritornata a nuotare, mentre è ritornata a fare sport, è ritornata a vivere, è iniziata a scalare le gocce della benzodiazepina, Ornella ha iniziato a vedere che quando ha cambiato casa completamente sparivano i sintomi, soprattutto migliorava il sonno notturno. Dopodiché ha deciso, e questa è una situazione in cui lei ha potuto, perché immaginate tutte quelle situazioni in cui non possono, cioè non si può cambiare casa, non ci si può trasferire. Lei è andata a vivere in un paese che si chiama Ruvo, ha continuato a venire da me, non so quanti test le ho fatto, qua ne avrò messi 3 o 4, però gli avrò fatto almeno 5 test, e comunque alla fine questa ragazza ora vive da 1 anno e mezzo a Ruvo, riesce ad andare, questa è la prima, e questo è il primo controllo, vedete? La resistenza, vedete radiazioni, vedete come è emerso ancora di più dopo il primo controllo la problematica. Quindi la malattia, molte volte la malattia cronica, il disturbo cronico è quel tappeto che inizia a soffrire e non, inizia a non contenere più tutta la polvere che li mettiamo sotto. Continuando a mettere polvere sotto, il sistema va in allarme e i sintomi che spesso specifica il sistema sono sintomi vaghi che hanno anche questo tipo purtroppo di problematica, che non sono, ho finito quasi, che non sono inquadrabili nosologicamente, per cui queste persone hanno anche la sventura di non essere inquadrate nosologicamente e quindi di non avere neanche nella malattia cronica, ora probabilmente i fibromialgici riconosceranno i LEA, no, i livelli di assistenza primari, però vi dico che è un grosso problema perché non vengono riconosciuti come pazienti. Questi pazienti, che ce ne sono tantissimi, con i sintomi vaghi, no? Stanchezza, insonnia, dolori diffusi, nervosismo, ansietà, depressione, ce ne sono tanti. Ormai il mondo è pieno di questi pazienti. Cioè la società del benessere sta facendo pazienti di questo genere, immaginate. Questa è stata fortunata, ha potuto cambiare casa con un grande dolore della madre, perché è l'unica figlia, l'altro figlio è Roma. Però la madre ha compreso, lei ora ritorna il venerdì e sabato a dormire a casa, non è più dipendente da nessun farmaco, il suo farmaco è la luce, il riposo, l'acqua, il mare, il movimento, lo stile di vita e tutto quello che potrà fare Ornella a 43 anni
una volta che chiaramente si è aperta proprio la strada della comunicazione fra i suoi sistemi. Perché fondamentalmente quando siamo di fronte a situazioni di questo genere, queste tracce che ti indica S-Drive sono profondamente delle tracce di una difficoltà di comunicazione, dove i primi complici siamo noi, con i nostri comportamenti, con le nostre scelte, col nostro stress psico-biosociale. E se continuiamo a stare in questa cottura, ci troveremo sempre più pazienti con difficoltà. Ecco perché appoggio in pieno quello che dice Giorgio: la vita è urgente, uniamoci, uniamo le forze e cerchiamo di fare squadra. Vi lascio con l'ultimo test di Ornella, vedete dove? Questo è il suo intestino completamente pulito e lei è tornata a nuova vita. Grazie per l'ascolto.